Sono stati denunciati da un giovane e da una ragazza due furti, quello di un cellulare e di un portafogli. Il cellulare, a quanto pare, è stato rubato in una sala giochi. Il ragazzo, dopo averlo messo in carica in una presa, si è messo a giocare e dal momento di andare via non lo ha più trovato dove lo aveva lasciato. Il portafogli invece è stato rubato ad una ragazza che si trovava in un noto locale a San Leone. La giovane ha raccontato alla polizia di averlo utilizzato per prendere il denaro e pagare il conto e lo ha poi riposto nella borsa. Solo l'indomani si è accorta della scomparsa. Denunciati nei giorni di Ferragosto alcuni furti nelle abitazioni residenziali di Poggio Sant'Elia, sono stati sottratti dalle stesse abitazioni attrezzi da giardinaggio e da una delle due ville interessate due auto, una BMW e una Panda, utilitaria che è stata ritrovata perché provvista di satellitare. In realtà anche in contrada Niscima numerosi sono stati gli episodi di furti accaduti negli ultimi tempi e non solo, infatti si parla anche di danneggiamenti, anche soggetti che si sono introdotti nelle proprietà private per stazionare sul terreno. Un grido d'aiuto arriva dagli abitanti della contrada, tra le più popolate delle contrade nissene, che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Infatti la richiesta è quella di intensificare i controlli nelle zone periferiche della città. Nel corso degli anni la contrada Niscima è diventata sempre più zona ad alto tasso abitativo. Nel periodo estivo nella stessa contrada si celebra infatti un'iniziativa dal titolo Niscima Estate. Dunque maggiore sicurezza, soprattutto in campagna, questo che è quello che chiedono i cittadini nisseni.